rifiuto. E allora, il narcisismo intanto è un tratto, tra virgolette, di personalità che si caratterizza, non possiamo definirlo amore per se stessi, ma una sorta di, come dire, ossessione per se stessi fondamentalmente, un egoismo insano, tra virgolette, una mancanza di empatia verso gli altri e un bisogno costante di ammirazione. Ecco, queste sono, potremmo definire, le caratteristiche che vanno a identificare queste tipologie di persone. Salutiamo anche Elena e Giorgio ci dice: mente consapevole attraverso l'attenzione e l'allenamento con l'emozione. Ecco, questo è sicuramente importante. Salutiamo anche Rosy. Diciamo, dire di no a un narcisista potrebbe risultare anche difficile, però noi dobbiamo farcela. C'è sicuramente una complessità del dire di no a un narcisista se siamo coinvolti con il narcisista stesso, perché queste persone tendono ad avere un forte senso di superiorità e spesso reagiscono inizialmente in modo negativo quando si trovano davanti a un rifiuto, sono abili manipolatori, utilizzano strategie emotive e psicologiche per ottenere ciò che desiderano. Quindi, se pensano che ci sia ancora da puppare, un saluto al nostro Crazy Robby. Il narcisismo è un'emotività gestita con la logica, può essere una buona definizione. Grandissimo Giorgio. E salutiamo anche Vale e Margherita Markova, non so se è russa, Margherita Markova, boh, potrebbe essere, non lo so. Quindi la prima cosa dobbiamo riconoscere quelle che sono le nostre esigenze e mettere al primo posto noi stessi. È fondamentale mettere se stessi al primo posto nell'interazione con un narcisista, soprattutto per stabilire dei confini sani. Anche essere assertivi è molto importante quando abbiamo a che fare con un narcisista. L'assertività è secondo me una competenza cruciale per affrontare i narcisisti. Quando si dice di no, è importante farlo in modo chiaro, diretto, assoluto e risoluto, in questo caso evitando ogni ambiguità, ogni incertezza che potrebbe, diciamo, cercare al narcisista, dare indicazioni sulla tua debolezza al narcisista e sfruttare questa situazione a suo vantaggio. Quindi, quando interagisci con un narcisista, devi dire di no in modo chiaro, certo, inoppugnabile, mentre Margherita Markova, italiana di nascita bulgara, bene, avendo, dice Giorgio Camelli, un pattern, un modello, uno schema fisso, usa totalmente la logica in tema di emozioni. E sì, il narcisista usa questo meccanismo, diciamo, di difesa, che è un meccanismo di iperlogicità assoluta che sfocia ovviamente supera anche il cinismo. Quindi dire di no al narcisista senza avere problemi. E ovviamente bisogna prepararsi alle possibili reazioni, perché è ovvio che il narcisista è come, tra virgolette, quell'essere, diciamo, come un cane che vuole testare quanto tu sei debole o sei forte. Se avete presente un cane, i narcisisti agiscono come i cani. Ho comprato una mente di narcisisti, devo mangiare il formaggio da trappola per topi, grande Giorgio. Ma i narcisisti agiscono come i cani, no? Se tu hai a che fare con un cane, il cane prova a testare, anche se tu ti sei preso un cane. Il cane prova a testare se è lui che si comporta da capobranco. Ad esempio, inizia a abbaiare, a mordere, a non obbedire, e quando incontra persone deboli, è alla fine il cane che comanda sulle persone. Non so se ci fate caso, ma ci sono dei cani dominanti che comandano sulle persone, fanno che cazzo vogliono, vanno dove vogliono loro, tirano. Mordono le altre persone, magari non mordono te, però tendono a mordere gli altri perché non ti riconoscono l'autorità, ti riconoscono come una persona scarsa, ti riconoscono come una persona,
con bassa personalità e quindi il cane, diciamo, tende a comandare, insomma, tende a comandare te. E ci sono delle persone che si fanno comandare dal loro cane e non sanno gestirlo, non sanno dominarlo, non sanno controllarlo. E il narcisista è come il cane. Salutiamo Sydney, che non so se telefona, cioè se è collegata dall'Australia, forse no. Sidney il nome, non sappiamo. E quindi tenete presente che se tu non sai gestire un cane, non sai neanche gestire un narcisista. E questo è un punto fondamentale, no? Perché ti testa. Le persone narcisiste inizialmente ti testano. Alcune potrebbero sviluppare aggressività, potrebbero arrabbiarsi, potrebbero fare scenate. Altre potrebbero usare il silenzio punitivo, la manipolazione emotiva facendoti sentire in colpa, facendosi sentire inadeguata, per capire il tipo di reazione che tu hai. È importante prepararsi a queste possibili reazioni e rimanere fermi, è importante, nelle proprie decisioni. È importante rimanere fermi nelle proprie decisioni. Come si farebbe su un cane? Il cane capisce quando ha a che fare con una persona dominante. Salutiamo Piera Ferraro. Il cane capisce quando ha a che fare con una persona dominante e quindi si sottomette, tra virgolette, e si mette a gamba all'aria. Se invece non si sottomette, perché non ti giudica dominante, ti giudica un qua qua qua. Il narcisista fa uguale. Il narcisista, se trova una persona dominante, se trova una persona forte, beh, si rende conto che lui in fondo ha dei dentini da latte che quando mordono sul duro non hanno, come dire, si vanno in frantumi. Per cui devi dimostrare assertività, certezza, determinazione, forza ed essere ovviamente pronto al peggio che ti può dare il narcisista. Ma il narcisista, poi tutto sommato, è un debole perché sono persone che fanno i forti con i forti, ma diventano, cioè fanno forti con i deboli, ma diventano deboli con i forti. Però quindi prepariamoci a scenate che il narcisista può fare. Dopo aver detto di no a un narcisista, ci possono essere delle conseguenze. Ma noi dobbiamo esserne pronti, dobbiamo comprendere che queste conseguenze possono innanzitutto dipendere dalla persona, ma ad esempio il narcisista, se riesce, se tu gli hai dato degli appigli, cercherà di mettere in atto una vendetta, no? Diventare vendicativo, cercare di danneggiare la tua reputazione, cercare di diffamarti. Anche quando, sono peggio del vendicatore alato, anche quando il narcisista, ad esempio, si rende conto che tu sei più forte, che tu sei migliore, che tu lo surclassi, inizia a diffamarti. Cerca di diffamarti, cerca di squalificarti, magari di squalificarti anche pubblicamente. Magari va a dire delle cose, no? Che siano vere, che non siano vere, non importa, ma va a dire delle cose per screditarti davanti agli altri. Una persona che ti screditata davanti agli altri, che in qualche modo davanti alle altre persone o pubblicamente, ad esempio, cerchi in qualche modo di farti passare, che ne so, per una persona che è di basso valore, perché magari fa delle cose, insomma, questo tipo di persona è sicuramente una persona narcisista al quale devi dire assolutamente di no. Le persone narcisiste possono cercare poi di manipolare la situazione, no? Cioè, loro ti hanno diffamato, hanno detto delle cose magari negative nei tuoi confronti, ma vogliono anche, tra virgolette, avere sempre ragione, no? E anche quando tu le rifiuti, vanno a tirare fuori delle cose per cui pensano, di essere sempre dalla parte del torto. Chi ti ama, infatti, chi ti vuole bene, prende le tue parti davanti agli altri. Questo è un punto fondamentale. Chi è alleato? E questo è un modo, fondamentale per capire chi è dalla tua parte
o chi invece è soltanto un impostore, chi è un traditore, chi è come Bruto, Bruto, tu cuoque, Bruto, figli mi. Questo è perché le persone narcisiste ti pugnalano alle spalle, ti pugnalano pubblicamente, cercano di screditarti in pubblico. E questo per, diciamo, perché non essendo loro in grado di surclassarti, di superarti, cercano di screditarti. E questo è l'unico modo che hanno, perché sono dei poveracci, sono dei mentecatti, pensano di essere chissà chi, ma in realtà sono dei poveri falliti. Falliti spesso in tutti gli ambiti della vita, no? E spesso ti danno consigli dove loro credono di essere riusciti, ma in realtà sono soltanto dei miserabili falliti, no? Anche ad esempio nelle relazioni sentimentali affettive ti danno dei consigli, ma come dire, loro vantano, ah, io qua, io là, e poi invece agiscono solo per opportunismo, sono dei poveracci, dei disgraziati, dei falliti. E un narcisista, diciamo, quindi spesso potrebbe rispondere al rifiuto criticando e giudicandoti negativamente, cercando di farti sentire in colpa, cercando di farti sentire sbagliato, cercando di farti sentire incompetente. Ma perché fa questo? Perché il narcisista mira a minarti l'autostima, mira a minarti l'autonomia decisionale, in modo che tu ti senta quasi, come dire, schiavo del narcisista stesso, tu ti senta obbligato, diciamo, di cedere alle richieste. E questa è un po' la caratteristica. E quindi chi è realizzato che è forte, dice giustamente Crazy Robin, non sente l'esigenza di dare consigli non richiesti. Esatto, chi dà consigli non richiesti non lo fa mai per benevolenza. E sempre, e poi la cosa interessante, che chi ti dà consigli non richiesti è perché lui è fallito in quell'area lì. Ma spesso, oh, salutiamo anche Stella Marina, un concetto da trasmettere importante, ci dice Giorgio: quelli più elevati fanno la voce grossa con i più deboli e si subordinano a quelli più in alto proprio in maniera conveniente. Esatto, il narcisista è forte con i deboli e deboli con i forti. Ha questa caratteristica. Inizialmente cerca di provare, no? Ripeto, cerca di testare, cerca di squalificarti. E ma chi, ti dicevo, dà anche consigli non richiesti. A me ogni tanto qualcuno mi dice, non si sposare, non ti sposi perché, poi chi ti dice non ti sposi perché, magari è sposato, magari è divorziato, risposato, magari, e pensa di essere una persona realizzata da un punto di vista sentimentale affettivo, quando magari si sposa soltanto perché da solo non riesce ad andare avanti, perché è un poveraccio che non sa, come dire, gestirsi da solo e ha bisogno dell'appoggio di un'altra persona senza la quale non riesce a stare in piedi, non riesce a viversi la sua vita, ha bisogno sempre dell'appoggio di un altro, e senza quest'altra persona, diciamo, andrebbe sotto i ponti. Esatto, ma che ne sanno che tu hai più matrimoni? Esatto, poi tra l'altro ci sono persone che parlano che non sanno neanche esattamente, ma questa è un'altra caratteristica di queste persone. E poi un'altra cosa che vogliono fare per punirti è cercare di escluderti e di isolarti socialmente. Un narcisista potrebbe cercare di punirti, di punire te perché l'hai rifiutato attraverso l'esclusione sociale. Possono cercare di minare le relazioni tue con gli altri, appunto squalificandoti, diffamandoti, perché usano anche la diffamazione, o convincendo gli altri che tu sei scarso, che tu sei scadente, che tu sei deficitario, e invitano le altre persone a schierarsi contro di te. Questo è l'isolamento sociale, ma possono cercare anche proprio di isolarti il più possibile. Grande Cristina, grazie, grazie.
Quello che dice Giorgio Carmeli è una sacrosanta verità. Intanto comprate Battito di ciglia e Sentiero della felicità, che sono due libri top contro i narcisisti, li trovate su Amazon, ma anche sul suo sito miratpointroma.com. Ma potete anche abbonarvi al mio canale Massimo Tramasco, a questo canale, perché sul canale Massimo Tramasco faccio dei seminari, ne ho fatto uno ieri, ne farò uno giovedì. Insomma, avete la possibilità di intraprendere comunque delle conoscenze sulla comunicazione ipnotica, su tante cose. E dicevamo, i narcisisti comunque tendono a diffamarti, no? Tendono a isolarti. Perché se riescono a isolarti, riescono a esercitare un potere, un controllo sulla persona che ha osato dirgli di no. Ma magari non gli hai neanche detto di no, ma loro hanno percepito la tua forza e allora il narcisista non è che compete con te dimostrando di essere migliore di te, perché sa che non ci riuscirà mai, sa che è soltanto un fallito, un miserabile, un poveraccio e quindi usa queste strategie diffamatorie, strategie, diciamo, per metterti, tra virgolette, in cattiva luce, anche davanti alle persone che ti conoscono, anche davanti alle persone che magari ti stimano. Cerca in tutti i modi di metterti in cattiva luce. E la viltà, come dice Giorgio Carmeli, è la qualità più grande del narcisista. Il narcisista è vile. E questo è fondamentale. Abbiamo anche MIF, e poi utilizza anche le dinamiche, diciamo, di rinforzo, delle dinamiche di potere, no? Il rinforzo delle dinamiche di potere. Nel caso in cui la persona narcisista non riesca a ottenere ciò che vuole attraverso queste forme manipolatorie, potrebbe cercare di rafforzare le dinamiche di potere già presenti nella relazione e per questo potrebbe intensificare l'essere dominante, potrebbe cercare di umiliarti, potrebbe cercare di oltraggiare la tua dignità, potrebbe cercare l'abuso emotivo, cercando di dimostrare la sua superiorità. Ma, come dice sempre Giorgio Carmeli, il narcisista si nutre di odio, si nutre di vendetta, è un maldicenza. La maldicenza è il modo di agire del narcisista, la maldicenza. Ecco, quando incontrate una persona maldicente, quando incontrate una persona che parla male degli altri, che usa un'ironia, ma non è ironia, è sarcasmo. E dobbiamo fare attenzione a distinguere l'ironia dal sarcasmo, perché il sarcasmo del narcisista si manifesta attraverso la maldicenza. Sembra che voglia scherzare, ma in realtà non vuole scherzare, vuole squalificarti, vuole porsi su un livello superiore, come se lui avesse il verbo, ma invece non ha nessun verbo, perché è un disgraziato, un poveraccio che da solo non riesce neanche a vivere la vita, ha bisogno necessariamente di qualcun altro. Se il narcisista si sposa, lo fa dicendo che ama, ma in realtà lo fa per sfruttare quel poveraccio, quella poveraccia che ha la sventura, diciamo, di farsi sposare dal narcisista e cercherà di sfruttarla in tutti i modi, affettivamente, economicamente. Cercherà di puppargli più cose che può, perché da solo non ha la forza di andare avanti. E salutiamo anche Antonella Colella, salutiamo anche Cristina e salutiamo anche queste situazioni. Quindi queste sono le cose fondamentali da cui difendersi. E dobbiamo quindi non demordere, dobbiamo mantenere la forza. Quindi dire di no a un narcisista può essere un'impresa difficile sicuramente, ma è necessaria per preservare la propria dignità, per preservare il proprio benessere, per preservare i propri confini personali. È importante riconoscere che le possibili conseguenze
possono anche essere negative, perché tenderà a diffamarti, anche dolorose, ma è altrettanto necessario capire che è essenziale mantenere la propria forza, la propria integrità, la propria assertività, e questo è fondamentale, e affrontare le sfide contro il narcisista. Tra l'altro c'è anche un processo che secondo me è fondamentale, che io lo chiamerei nel senso narcisista, dice Giorgio Cameli, hanno le parole di papà e mamma, sposati questo è un bel partito. Esatto, esatto. Sì, ma i narcisisti poi fanno quello, tra virgolette, si sposano qualcuno non per amore, magari dicono, ah, il mio amore, il mio grande amore, questo è l'amore della mia vita, ma quando parlano dicono questo, no, questo è l'amore della mia vita, è la persona per me, è l'amore della mia vita. Poi in realtà, se vai ad analizzare un attimino, ti rendi conto che si sono sposati per un mero bisogno, perché si rendono conto di non essere in grado di affrontare una situazione da adulti. Sono rimasti dei bambini, pure se hanno 80 anni, sono rimasti dei bambini che emotivamente sono incapaci di gestire la propria vita da soli. E tra l'altro cercano anche di sfruttare, diciamo, il povero marito, la povera moglie, anche da un punto di vista economico, cercano di barbargli la casa, di barbare questo, sono veramente, hanno queste situazioni, quindi come dice Fra, still dobbiamo goderci la vita lontani da loro, ma soprattutto non dobbiamo invischiarci e non dobbiamo cedere alle loro diffamazioni, non dobbiamo cedere alle loro diffamazioni, perché le loro diffamazioni sono veramente quanto di più vile, come dice Giorgio Cameli, esiste, perché si manifestano anche sotto le mentite spoglie di amici, ma in realtà c'è l'invidia che li rode e trovano dei modi, delle modalità assurde, delle modalità oscene per cercare di denigrare gli altri. Quindi dobbiamo resistere alle manipolazioni dei narcisisti. Ovviamente questo richiede una combinazione di consapevolezza, come dice sempre Giorgio Cameli, essere consapevoli, una capacità di assertività e di proteggere i nostri confini personali senza che le loro diffamazioni, che le loro denigrazioni possano minimamente scalfirci. E se, parlano male di noi, ad esempio a persone che ci conoscono, salutiamo Alma e Cami. Quello che dice Giorgio Cameli è una ignoranza emotiva, perché non sanno percepire le emozioni. E questo dobbiamo dire, non sanno percepire emozioni. Ma volevo dire un'altra cosa: se loro parlano male di te a persone che ti conoscono, saranno quelle persone lì. Se quelle persone credono alle, ilazioni, credono alle fandonie, credono allo sterco che il narcisista butta, noi dobbiamo utilizzare intanto la frase che, come dice Giorgio Cameli, io e Giorgio Cameli siamo fan della regina Elisabetta, che è sempre, aleggia sempre potente, diciamo, e anche lo spirito della regina Elisabetta continua a governare, e io sono un fautore del detto della regina Elisabetta: no complain, no explain. Cioè, non ti lamentare e non dare spiegazioni. Quindi è inutile che dai spiegazioni, che cerchi di andare a spiegare che cosa ha detto il narcisista. Non ti lamentare e non dargli spiegazioni. Questa è la cosa fondamentale. No complain, never complain, never explain. Questa credo che sia la frase. Never complain, never explain. E dobbiamo in questo modo
come dire, fottercene. E poi le persone che ascolteranno, se sono persone che sono in grado di distinguere la crusca dal grano, se sono persone che sono in grado di distinguere, diciamo, la nostra parola dalla parola infida, perfida, malefica del narcisista, bene. E quindi avremo separato la crusca dal grano. Quelli che credono al narcisista vadano col narcisista, ce li togliamo dei coglioni finalmente. Chi sta col narcisista, perché questo lo diceva anche Gesù, chi non è con me è contro di me. Perché se questi pensano che il narcisista abbia ragione, vadano col narcisista e si tolgano dai coglioni una volta per tutti, perché quando bisogna, diciamo, decidere, bisogna decidere o stai su un fronte o stai sull'altro fronte, o stai con l'Ucraina o stai con la Russia, non puoi stare un po' di qua, un po' di là. Cioè, non ce la fa, never complain, never explain. E questo è il punto fondamentale, bisogna decidere da che parte stare, fondamentalmente. E l'accettazione diventa una scelta di campo, come diceva qualcuno. E comunque è importante riconoscere i segnali di manipolazione. Familiarizzati con i comportamenti dei manipolatori tipici delle persone narcisiste, come il senso di superiorità, la mancanza di empatia, il bisogno di controllo, l'uso di lusinghe. Anche quando il narcisista ti lusinga, è falso, perché poi dietro quella lusinga c'è la squalifica, c'è il fatto di porsi come superiore, c'è il fatto di parlare ex cattedra, di darti consigli che tu non gli hai richiesto. Ma mandate a fanculo chi vi dà consigli non richiesti, mandate a fanculo chi vi dà consigli non richiesti. E questo è un punto fondamentale. E non cambiano neanche con la magia, neanche con la magia nera, non cambiano neanche se tu gli fai la macumba, neanche con la macumba, neanche con il ludu, neanche con il voodoo, cioè cambiano in peggio, il cambiamento avviene sempre, ma avviene sempre in peggio. E le lusinghe, la captatio benevolenza, come dice giustamente Crazy Robby, inizia a pensare di avere, come direbbe Giorgio Cameli, dietro alle spalle Rocco che te lo sta per infilare, che te lo sta per infilare a freddo. E questi, quando il narcisista ti lusinga, è perché è come Rocco che si avvicina alle spalle, è pronto, diciamo, con l'attrezzo alto, forte, pronto a pam infilartelo, e tu non te ne rendi neanche conto, senti sto dolore, diciamo, alle spalle, dietro alle spalle c'è cioè Rocco, e questo è il concetto, attenzione, attenzione, perché Rocco non perdona. Quindi l'unico modo per salvarsi è non far sì che Rocco ti possa venire alle spalle, perché quando ce l'hai alle spalle oramai è troppo tardi, oramai è troppo tardi, a meno che non ti sei premunito in qualche modo, diciamo, con qualche attrezzo di ghisa resistente, e allora ti puoi salvare, però devi salvare. Imposta e definisci e mantieni dei confini chiari. È molto importante, evita che possa entrare nel tuo spazio personale, non raccontargli cose sue, non cedere alle richieste o alle pressioni che non sono conformi ai tuoi bisogni, pratica sempre l'assertività, evita di giustificarti, no complain, no explain, evita di dargli spiegazioni, never complain, never explain, non devi lamentarti e non devi giustificarti un cazzo! Quello che fai va bene, never complain, never explain. Non alimentare il suo bisogno di ammirazione. Le persone narcisiste cercano, ma talvolta lo dicono anche, no? Cercano continuamente approvazioni, cercano continuamente, diciamo, lusinghe, no? Vanno ad accalappiare lusinghe, sono dei mendicanti di lusinghe, come diceva De André, no? Mendicanti di vista. Il narcisista è un mendicante di lusinghe,
perché non è uno che ha la forza e quindi no, lui le va a mendicare. E come fa a mendicare? Squalifica le altre persone, tende a squalificarle, tende a farle passare per negative. Questo è quello che fa quest'anima nera del narcisista. Quindi fai affidamento comunque alla tua rete di supporto, fai affidamento a degli amici, cerca di mantenere delle persone e pratica, secondo me, quella che potremmo definire autocura. Cioè, concentrati sul prenditi cura di te stesso, autocura. Mi prendo cura di me stesso in modo completo, dedico tempo alle attività che mi portano gioia, coltivo le mie passioni, pratico attività di benessere come l'esercizio fisico, la meditazione, aumento la mia autostima, aumento il mio benessere generale, mangio bene, dormo bene, insomma, faccio le cose fondamentali e dal narcisista mantengo la distanza emotiva. Mantengo la distanza, come dice Giorgio Cameli, dobbiamo praticare la distanza, questo è fondamentale. Poi possono anche, diciamo, piangere, possono anche talvolta utilizzano tutte le strategie, perché sono anime nere e hanno un po' questa caratteristica, no? Tra l'altro documenta tutti gli episodi di manipolazione, tieniti proprio un registro o ficcatelo nella testa, tutte le interazioni manipolative che il narcisista ha avuto, e scoprirai che mentre tu li elogiavi, mentre tu gli davi valore, questi non perdono occasione per screditarti, non perdono occasione per denigrarti, non perdono occasione per tirare fuori dei consigli non richiesti. E tra l'altro, come diceva qualcuno, manco sanno nulla di te, come diceva Giorgio Cameli. Potresti avere una situazione completamente diversa da quella che loro pensano, ma non lo sanno, non gli interessa neanche, perché credono di essere onnipotenti, onniscienti, ma neanche Yahweh era onnisciente! E loro pensano invece di avere l'onniscienza, e non ce l'hanno. Il narcisista pratica, dice Giorgio Cameli, la frase dell'FBI, quando arresta le persone, tutto quello che dirà, esatto, potrebbe essere usato contro di te, ma loro lo usano. E con la differenza qual è rispetto all'FBI? Che l'FBI ti avvisa prima, ti dice tutto quello che dici può essere usato contro di te. Invece il narcisista non te lo dice, cioè è peggio dell'FBI, perché l'FBI gioca a carte scoperte, ti avvisa, guarda che se parli tutto quello che dici può essere usato contro di te, mentre il narcisista invece agisce, fa e non ti dice assolutamente nulla. E poi usa però le cose contro di te, le usa per denigrarti, per diffamarti, per colpevolizzarti, per metterti in cattiva luce davanti alle persone che ti conoscono, ti amano e ti vogliono bene. E questo serve a discriminare la lana con la seta. Evita comunque le provocazioni dirette, cioè cerca di rimanere calmo, non farti coinvolgere nelle loro dinamiche di potere, la cosa migliore è non interagire e mantenere le distanze, questa è veramente la cosa migliore. E allontanati dall'indifferenza e in definitiva, diciamo, resistere alle manipolazioni di un narcisista richiede determinazione, consapevolezza e autostima. Queste sono le cose fondamentali. Se agisci in questo modo, vedrai che il tuo dire no sarà un no potente, deciso e certo. Bene, ringrazio tutti, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella.